E allora in campo per questo secondo match della mattinata di questo Lugano Champions Trophy edizione 2018, Grasshopper contro Krasnodar. Allora in maglia verde il Krasnodar, che adesso si carica in gruppo, dall'altra parte bianca-azzurra invece il Grasshopper. Ecco qui la carica anche dei bambini del Grasshopper. Nell'altro campo si gioca invece la sfida tra Barcellona e Sion. Pallone per il Krasnodar, dietro per controllo di Alienikov, tentativo di prolungare il pallone verso il numero 9 Kuznetsov, rimessa laterale però da battere con i piedi, con le mani va benissimo anche in questo caso per il Grasshopper, che prova a prolungare, ancora possesso da parte di Alienikov che però sbaglia. E allora c'è Guido che prova a calciare con il destro, Eliano Guido, pallone fuori davvero di pochissimo, buona chance per il Grasshopper. Adesso il Krasnodar avanti con Kuzmenko, ancora Grasshopper con Strebel che ha provato a servire Guido, poi recupero palla molto bene da parte di Damian Cioric, pallone finisce fuori. E allora Krasnodar che può andare alla rimessa laterale con il numero 11 che gira il pallone, Golubkov, per recupero palla però da parte ancora di Guido, fermato in rimessa laterale dal numero 14 Kuzmenko. Questa volta la rimessa laterale è per il Grasshopper. Conquista palla il Krasnodar con Kuzmenko in profondità a cercare il numero 9 Kuznetsov, che insegue ancora Kuznetsov, sembrava poter arrivare per primo sul pallone, poi buona la spaccata però difensiva da parte del numero 6 Millaku. Ancora un pallone in profondità, Alienikov la mette in rimessa laterale. Guido va a cercare tocco per il numero 15 Cioric, poi però attenzione alla profondità dove prova ad andare Kondrashenko, fermato, calcio d'angolo, Denis Kondrashenko. Tentativo dalla bandierina con la palla dentro l'area di rigore, poi in qualche modo riesce a recuperare palla il Krasnodar.
con i piedi deve battere Eliano Guido. In profondità Chernovrazin. Qui c'è il fallo commesso sul numero 24 del Krasnodar, Melnikov. E allora si gioca a destra con tocco centrale, il sinistro con palla solo sull'esterno della rete. Krasnodar che va vicino al vantaggio con il numero 11 Golubkov. Adesso può uscire il portiere Lisenko. Un rinvio che arriva sui piedi di Guido. Viene fermato in qualche modo. Poi la buona finta da parte di Aleinikov. Tocco centrale, riparte il Grasshopper, ma solo per un attimo. Poi c'è il pallone in profondità, troppo in profondità. Sarà rimessa laterale in favore del Grasshopper. Gestito il possesso palla dal Grasshopper con la rimessa laterale. Tocco corto per Strebel in profondità. C'è il portiere del Krasnodar che va a rimpallare, quindi rimessa laterale subito battuta dal Krasnodar con Melnikov. Buon recupero palla da parte del Grasshopper, altro pallone in profondità, servito male in questo caso il numero 11 Kabashi. Pallone direttamente tra le braccia di Blarer. Era rimessa laterale per il Grasshopper. Va direttamente in porta, molto bravo qui nella presa Alexander Lisenko, che fa subito andare il Krasnodar avanti con Kuzmenko. Rimessa laterale in favore del Krasnodar. Formazione russa ancora con Kuzmenko. Deve ribattere però perché il pallone non può essere alzato dalla rimessa laterale ma solo dal calcio d'angolo. Allora il tocco è corto, ancora Kuzmenko. Dietro per Aleinikov. Poi rincorre Cioric. In vantaggio c'era Melnikov e il calcio di punizione è infatti per il Krasnodar. Va col sinistro direttamente in porta, pallone fuori. Ci aveva provato con il numero 11 Golubkov. Entrato in campo anche Dikarev, mentre è Kondrashenko che prova ad arrivare su questo pallone. Alla fine in qualche modo esce il portiere, rimane anche a terra. Kondrashenko ci prova ancora, ma c'è Maurus Blarer che è rimasto giù. E allora deve arrivare lo staff del Krasnodar a valutare le condizioni.
Siamo all'ottavo minuto di questo primo tempo, 0-0 tra Grasshopper e Krasnodar. Problemi per Blarer. Non riesce neanche a camminare al momento Blarer. Allora il gioco è fermo. Si è rialzato Blarer. Può riprendere a giocare proprio con Blarer. Pallone in profondità, bene il Krasnodar in uscita, poi ancora Grasshopper, poi Krasnodar che prova a giocarla col numero 14 Kuzmenko. Guido cerca di mettere al centro, c'è cioè la buona chiusura ancora da parte di Kuzmenko. Profondità, cercare il movimento adesso a sinistra da parte del numero 18 Kondrashenko. Guido non aggancia e allora pallone gestito ancora dal Krasnodar dietro per il portiere Lysenko, poi con il numero 10 Alejnikov sbaglia il tocco. Controlla che il pallone esca Alejnikov. Ancora Kuzmenko. Sbaglia tutto e allora prova a calciare con una gran botta Strebel e la risposta pazzesca di Lysenko. Bellissima azione. Ancora un tentativo da parte del Grasshopper. Ma bellissima davvero la parata di Lysenko. Attenzione adesso a Kosic. Poi sempre Strebel. Va all'imbucata per Guido. Gran pallone Guido e ancora una volta è sorprendente Lysenko. Che parata. Calcio d'angolo. Riconquistata palla dal Krasnodar che ha veramente il miglior portiere finora. Qui Strebel vince un rimpallo, bellissima però la palla dentro per Guido. Recupera il Krasnodar che prova ad andare sulla destra, viene fermato però da Sandro Vieira. E finisce il primo tempo. Dall'altra parte con qua qualcosa ancora da recuperare visto l'infortunio a Blarer. Buona la finta da parte di Kuzmenko. Alejnikov va a destra dove prova a correre Melnikov ma si trascina il pallone in rimessa laterale.
tacco bellissimo Nenikov per il tentativo col sinistro da parte di Kuzmenko, calcio d'angolo. Pallone dentro sul secondo palo, il colpo di testa, fine. Primo tempo 0-0 il risultato tra Grasshopper e Krasnodar, gruppo 2 di questo torneo. Lugano, Champions Trophy 2018. Vediamo le azioni principali del primo tempo con la grandissima parata da parte di Lysenko qui ma anche dopo su Guido, questa è su Strebel. Pallone di Vieira in avanti, poi prova ad arrivarci Musumeci, alla fine recupera il Krasnodar, poi in profondità verso Kabashi, una rimessa laterale Krasnodar. Ad andare, attenzione qui con il tentativo, il gol del vantaggio del Krasnodar con Kuznetsov, segna Egor Kuznetsov al 13° minuto, il primo del secondo tempo. Kuznetsov con la maglia numero 9. E 1-0 per il Krasnodar. Un altro pallone in profondità. Tutto facile per Lysenko. Perché l'immessa, rimessa laterale. Adesso il pallone dietro per Aleinikov. Poi Lysenko. Non riesce a controllare con il numero 5 Zitlov. Ancora Krasnodar, Aleinikov dentro per Kuznetsov, l'autore del gol del vantaggio. Qui decide la partita, numero 9. Ancora attenzione, un buon pallone recuperato e il 2-0 arriva grazie al numero 7, Tiltin, Maxim Tiltin, e 2-0 al 15° per il Krasnodar. Altro pallone perso dal Grasshopper, mezzo al campo, poi qui non controlla Aleinikov. Un altro errore, attenzione, possibilità per il Grasshopper con il destro da parte di Musumeci, calcio d'angolo.
Vieira e la parata di Lisenko, straordinario il portiere del Krasnodar, davvero. Bravo ancora il recupero del pallone l'autore del gol del 2-0, e cioè Maxim Tiltin. Kuznetsov ancora verso Tiltin, qui è bravo a fermare tutto in difesa il numero 6 del Grasshopper Millaku. Poi dietro Liseschi, anzi chiedo scusa, Lisenko, che ha salvato in più di un'occasione il Krasnodar. Adesso il pallone per Kabashi, dentro l'area di rigore, palla fuori. Rimessa laterale quando siamo giunti al 17esimo, 2-0 per il Krasnodar. Ecco qui il secondo gol di Tiltin, dopo il primo realizzato invece da Kuznetsov. Buono il controllo da parte di Aleinikov, poi attenzione, altra palla per Tiltin, Tiltin con un pallonetto e il pallone viene sfiorato di testa da Blarer e sarà solo calcio d'angolo, vicino al 3-0 il Krasnodar. Bravissimo qui Blarer. Con la conclusione da parte di Zitlov, vicino al 3-0 ancora una volta il Krasnodar. Ora un pallone verso Musumeci, non riesce a tenerlo in campo il numero 12 del Grasshopper. Dentro per Kuznetsov, bravo Blarer a arrivare prima sul pallone. Musumeci non riesce a servire centralmente un compagno, allora attenzione Kuznetsov, Kuznetsov area di rigore, Kuznetsov prova ad andare lui, poi dalla distanza calcia ancora Kuznetsov che riesce a recuperare questo pallone, viene fermato in rimessa laterale. Il pallone dentro, il tentativo da parte di Blarer di arrivare, ma finisce alto sopra la traversa, la conclusione dalla distanza. E allora Musumeci, ancora lui, cerca l'1-2, ancora Musumeci, va da solo, un dribbling, alla fine viene fermato, ma con un fallo secondo l'arbitro da parte di Melnikov, allora punizione in favore del Grasshopper. Sarà Musumeci a calciare probabilmente in porta. Lisenko vuole qualche compagno in barriera. Prova ad andare con il destro centrale. Ci ha provato Cioric. Pallone prolungato, prova ad arrivare qui. Guliaev, ancora Grasshopper che prova ad accorciare le distanze, filtrante che non passa, altro tentativo col recupero palla però da parte del Krasnodar, poi Cioric ben appostato, Vieira che è portoghese, buono il movimento qui da parte di Kabashi.
prossima partita su questo campo sarà quella tra Basilea e Grasshopper, quindi rimane in campo il Grasshopper. Rimessa laterale già battuta dagli svizzeri e poi la presa di Lisenko. Fin qui davvero ottima la prestazione del portiere del Krasnodar. Tiltin non riesce a servire lateralmente Melnikov, che poi mette in rimessa laterale. Ancora Kabashi. Tocca bene lateralmente. Dentro per Kabashi che può calciare. Lisenko strepitoso due volte. Vieira va con il destro. Vieira, questo è troppo facile per un portiere come Alexander Lisenko. Davvero bravissimo. Adesso Guliaev. Vieira per Musumeci, recupera Melnikov. Il fallo da parte di Majorano, brasiliano Lucas Majorano. L'errore qui da parte del numero 8 Basmanov. Bello il movimento ancora in area di rigore da parte del Krasnodar. Col sinistro poi sotto porta prova ad arrivarci Guliaev. Ricomincia invece il Grasshopper. Ma la rimessa laterale per il Krasnodar. Si riparte da destra. Poi ancora Basmanov. Rimessa laterale per il Krasnodar. Basmanov per Kuzmenko. Lateralmente Kondrashenko non può arrivare. Rimessa laterale in favore del Grasshopper. Basmanov arriva prima, subisce anche la scorrettezza qui da parte del brasiliano Lucas Majorano. Rimessa per Kuzmenko. Ancora la parata di Lisenko, però ancora rimessa laterale per il Krasnodar che vince 2-0. Finisce qui, vince dunque 2-0 i gol di Kuznetsov e Tiltin per il Krasnodar. Tra poco vedremo Basilea Grasshopper.